sia davvero indispensabile che sviluppi in Italia una forte consapevolezza e iniziativa politica in questo senso. Volevo solo dire una cosa, l'idea di invitare un politico, posso dare questo termine, è stata mia, e io, se qualcuno ha letto il mio sito, non sono uno che ha una particolare simpatia per il PD, diciamo. Il PD è il partito più importante dietro l'austerità, dietro Monti, dietro Letta. Cioè, se vogliamo parlare di un partito che porta delle responsabilità anche per il suo peso, obiettivamente, il partito di governo negli ultimi 3 anni, questo è il PD. Ecco, il motivo per cui però ho pensato che era una buona idea invitare l'onorevole Dottore, che lui ha dato un paio di interviste, secondo me, perfette, strepitose, dal punto di vista della logica, pur venendo dalla formazione politica che, posso dire, ha condiviso la maggior parte anzi ha sostenuto le scelte di Monti, ecco, e l'austerità. E lo stadio in cui dobbiamo solo discutere delle idee ormai è passato. Secondo me le idee ci sono e le persone che hanno un minimo di buonsenso le capiscono. Bisogna anche rivolgersi alle persone che sono nelle istituzioni, quindi il Partito Democratico è il partito più importante che c'è in Italia. Io personalmente avrei diverse cose da dire a riguardo a quello che hanno fatto negli ultimi 3 anni, però quando vedo un loro esponente che invece dice cose corrette, c'è un bellissimo video suo che è stato ripreso anche da Grillo, per dire, allora devi cercare di avere un dialogo, una discussione. Ecco, perché lo dico solo perché di solito non vedo i politici qua, e non è assolutamente uno spot elettorale, personalmente non è il partito che voto, ecco, ma non ha importanza, è una situazione di emergenza e devi trovare le persone che stanno dalla parte dell'Italia e non quelli che stanno dalla parte della Troica, della Bundesbank, della finanza internazionale, perché questa più o meno è la divisione. Questo solo posso aggiungere, io nel dibattito giornalistico vengo presentato, in effetti sono nel dibattito interno al PD, non sono un sostenitore di Renzi, anzi sono abbastanza critico delle politiche che Renzi sta facendo, però io penso che per uscire da questa situazione davvero molto grave in cui siamo, al di là delle idee che si hanno, la prima cosa è l'onestà intellettuale, e noi dobbiamo dire che i nostri problemi, lo dico a quelli del mio partito come me che contestano Renzi e anche alle forze dell'opposizione, i nostri problemi preesistono a Renzi. Sarebbe un'operazione intellettualmente disonesta dare a Renzi la responsabilità di tutti i problemi che noi troviamo a affrontare. Il governo Monti non ha fatto Renzi, che all'epoca era sindaco di Firenze.